anche oggi Claudia farà un esperimento divertente con il cavolfiore viola siciliano. Ci serve l'acido citrico, il bicarbonato di sodio e l'acqua di coltura del cavolfiore rosso. Allora, Claudia inizia mettendo un cucchiaino di acido citrico in un bicchiere. Mischia. Wow! La soluzione non è più quel viola scuro, guardate che bel rosso. Invece nell'altro bicchiere, che contiene sempre l'acqua di coltura del cavolfiore, ci mette un bel cucchiaino di bicarbonato di sodio. E mischia. Anche qui la soluzione sta cambiando colore. Diventa un po' più verde blu. Mischia, mischia, Claudia. Cos'è successo? È successo che il cavolfiore viola contiene delle molecole chiamate antocianine, che danno poi, sono responsabili del suo colore. Però queste molecole sono sensibili al pH, quindi cambiano colore se si trovano in un ambiente acido, come l'acido citrico, o in un ambiente alcalino, come il bicarbonato di sodio. Se adesso Claudietta inverte, mette un po' di bicarbonato di sodio dove ha messo l'acido citrico, la soluzione fa la schiuma. Wow! Wow! Fa tutta la schiuma. Perché appunto l'acido citrico sta reagendo con il bicarbonato e si sta formando anidride carbonica. Se lascerete questa soluzione per un po' di tempo, vedrete che cambierà anche nuovamente colore. Stessa cosa se mette un po' di acido citrico dove aveva messo il bicarbonato. Ecco qui.